Continuiamo il nostro laboratorio e continuiamo il laboratorio anche con un ospite, e non lo dico assolutamente con piacere mio, un ospite d'eccezione che è un caro amico, che è il dottor Dimitri Deliolanis. Deliolanis è un giornalista corrispondente per l'Italia della televisione pubblica greca, scrittore, attento osservatore non solo della realtà italiana, che conosce benissimo, vivendo in Italia da tantissimi decenni, ma ovviamente conosce molto bene anche la situazione in Grecia. Da questo punto di vista, nonostante quello che potrebbe sembrare, non è che noi oggi affronteremo specificamente il tema di Alba Dorata, che avevamo già affrontato in un precedente laboratorio, e non l'affrontiamo direttamente perché innanzitutto il dottor Deliolanis ha scritto un libro che io consiglio, perché credo sia l'unico testo che in italiano affronti il tema di Alba Dorata, peraltro lo affronta, anche se non fosse l'unico, è quello che lo affronta direi con grandi strumenti documentari e informativi, che è appunto questo testo, si intitola appunto Alba Dorata, c'è quel meandro che è il simbolo, che ricorda anche la svastica, come vedete, del movimento, sottotitolo La Grecia nazista minaccia l'Europa, e della Fandango Libri, è stato pubblicato l'anno scorso, se non erro, giusto? A settembre, sì, del 2013. E quindi è disponibilissimo, lo consiglio, perché non che dobbiamo fare la pubblicità, però quando il testo serve anche per la formazione, direi che è importante appunto affrontarlo. Il tema Alba Dorata viene chiaramente affrontato in pieno, però oggi Dimitri vuole raccontarci, vuole spiegarci una vicenda che riguarda sempre anche la Grecia, riguarda sempre anche l'estrema destra, e riguarda nello specifico un tema che in qualche modo lambisce, anzi entra in pieno nel discorso più generale che abbiamo fatto della destra radicale e delle dinamiche della guerra fredda, in una fase in cui la guerra fredda aveva poi tutta una serie di declinazioni regionali spesso contraddittorie tra di loro. Da quello che è accaduto a Cipro ci sono poi delle chiavi di lettura anche per capire il fenomeno appunto della destra radicale in Grecia attualmente, e quindi c'è un collegamento. Poi adesso lascio la parola ovviamente a Dimitri, perché ho parlato fin troppo. Tenete conto soltanto che la questione di Cipro è una questione che in qualche modo si muove parallelamente alla storia della Grecia contemporanea, e si può dire che in qualche modo si compenetra soprattutto nella fase che dal colpo di Stato dei colonnelli porta la Grecia prima alla proclamazione della Repubblica, poi al ritorno della democrazia, e anche in qualche modo alle vicende contemporanee, come appunto dirà Dimitri. Quindi a questo punto, importante lezione, lasciamo la parola a Dimitri e lo ascolto volentieri. Prego Dimitri. Grazie caro professore, grazie anche a voi che siete venuti qua. Io sono venuto a raccontarvi una storia che io vi racconterò, e sarà la prima e l'ultima volta nella vostra vita che sentirete questa storia, perché nessun altro la racconta, perché nessun altro la conosce in questo paese. Quindi è un'occasione che io spero, dalla quale voi approfitterete per sentire, è una storia che è importante anche se nessuno la conosce, perché per la posizione strategica in cui si trova, Mediterraneo orientale, c'è il Medio Oriente, ci sono grandi potenze, c'è la guerra fredda, come diceva il professore Raguzzi prima, quindi è un centro di tensione permanente che bisogna, nel cortile di casa dell'Italia, che bisogna conoscere, che purtroppo in Italia nessuno conosce. Io sono venuto qua, ho portato anche qualche cosa, sono passato ieri dall'ambasciata di Cipro, ho preso un po' di materiale, un po' in inglese e un po' in italiano, è a vostra disposizione, a gratis, quindi chi lo vuole se lo prende. E io sono venuto qua a parlarvi con molta sinteticità di un argomento dal punto di vista, diciamo, storico, intendendo con questo io vi dirò le cose che sono storicamente accertate.
non vi dirò la versione né greca né greco cipriota, non sono venuto a fare propaganda in favore della Repubblica di Cipro, sono venuto a raccontarvi una storia con i dati accertati. Dove non sono accertati, ci sono dei dubbi, ve lo dirò. Questo è un punto oscuro, ok? Allora cominciamo con vuol dire che Cipro è quest'isola qua, che sta nel Mediterraneo orientale, di fronte alle coste libanesi e israeliane, quindi già capite la sua posizione cruciale. Fin dalla più antica, dai secoli più antichi era oggetto delle brame delle grandi potenze dell'epoca, perché a causa della sua posizione strategica. La popolazione di Cipro è per l'82% greca e per il 18% turca, quindi c'è una stragrande maggioranza greca e c'è una minoranza turca. Fin dagli inizi del secolo scorso, quando era colonia britannica, i ciprioti avevano più volte espresso al potere coloniale il loro desiderio di unirsi alla madre patria greca. Questa loro richiesta era storicamente traeva forza dalla storia della Grecia, che all'inizio era il Peloponneso e l'Attica praticamente indipendente, poi piano piano della Gran Bretagna ha regalato alla Grecia le sette isole dello Ionio, Corfù, Cefalonia, eccetera eccetera. Poi c'è stata la missione di Creta all'inizio del secolo scorso, e l'ultimo complesso isolano che si è annesso alla Grecia è quello di Dodecaneso, che come voi sapete era italiano e con il trattato di pace del 47 è stato annesso. Quindi c'era una tradizione, una storia di annessioni di isole, di cultura, di popolazioni greche, che man mano che venivano liberate dalle varie potenze che le detenevano, venivano annesse alla Grecia. Quindi anche i ciprioti volevano questo tipo di storia per loro, e l'annessione loro chiamavano enosis, cioè unione. Le loro richieste rimangono inascoltate fino a quando nel 1955 scoppia la lotta armata contro il dominio coloniale, e l'organizzazione che porta avanti la lotta contro il dominio coloniale si chiama EOCA, che significa, allora me lo sono segnato qua, Organizzazione Nazionale dei Combattenti Ciprioti. A capo di questa organizzazione di guerriglia urbana è un personaggio molto importante nella storia di Cipro, si chiama Georgios Grivas. Scusate la lavagna? Come funziona? Carello? Ciao. Allora, si chiama Georgios Grivas ed è un cipriota che era stato arruolato nell'esercito greco, aveva combattuto contro l'Italia nel 1940 sui monti, sul fronte albanese. Poi, durante l'occupazione greca, aveva fondato un'organizzazione di resistenza. Non lo so scrivere io il nome, devo fare lui. Imbarazzante. Aveva fondato un'organizzazione di resistenza contro le potenze dell'asse, si chiamava Organizzazione X. Era un'organizzazione piccola di orientamento filomonarchico, quindi insomma di destra, che collaborava faceva qualche attentato eccetera, però la gran parte della sua attività di resistenza stava nel dare informazioni allo Stato Maggiore degli alleati che stava in Egitto. Questo Grivas va a Cipro, abbandona la Grecia, va a Cipro e organizza questa organizzazione clandestina che si chiama EOCA. Quindi abbiamo una cosa strana a metà degli anni 50, quando c'erano tanti movimenti anticoloniali, movimenti di liberazione nazionale, però come voi mi insegnate erano tutti quanti, si dichiaravano di orientamento di sinistra, sostenuti dall'Unione Sovietica, dal blocco o dalla Cina, eccetera. Questo qua invece abbiamo un esponente filomonarchico di destra
la sua organizzazione, anzi addirittura accusato di collaborazionismo, perché quando i tedeschi se ne sono andati dalla Grecia nell'ottobre del 1944, la roba che non si volevano portare appresso la lasciano a lui, alla sua organizzazione, per combattere contro i comunisti. Infatti lui ci combatte, perché dopo c'è la guerra civile in Grecia, lui ci combatte contro i comunisti. E poi va a Cipro e fa un'organizzazione anticoloniale di destra, sostenuta dalla Chiesa, dalla potente Chiesa ortodossa cipriota, sostenuta dalla borghesia cipriota. E attenzione, qui abbiamo già una cosa importante che bisogna sottolineare. Abbiamo un esponente di destra cipriota che fa la guerra contro gli inglesi, sostenuto in Grecia dalla sinistra greca. Quale sinistra? I comunisti, che hanno perso la guerra civile, quindi sono in clandestinità, ma c'è anche qualche partito della sinistra legale in Parlamento che fa manifestazioni durissime ad Atene in favore di Grivas e dell'Eoca. E abbiamo i comunisti ciprioti, il loro partito si chiama Akel, partito progressista del popolo lavoratore, i comunisti ciprioti, i quali non prendono parte alla lotta armata contro gli inglesi, anzi sono duramente contrari, dicono no, ma questi sono dei falsi eroi, fanno solo rumore, eccetera, eccetera, e hanno la stessa posizione e sono comunque in accordo con il governo greco, che ovviamente sconfitti i comunisti nella guerra civile, potete immaginare, è un governo fortemente autoritario, è un governo monarchico, è un governo fortemente anticomunista. Questa strana alleanza, tenetela presente, perché è una cosa caratteristica di Cipro e peserà parecchio nella storia futura dell'isola. Alla fine la guerra, voi studiate il terrorismo, la strategia della tensione, no? Beh, vi dico anche questo, che la storia dell'Eoca mi aveva confessato Maurice Bignami, che era stata ampiamente studiata da questi di prima linea, non so in che lingua, forse in inglese probabilmente. Allora, la lotta dell'Eoca finisce nel 1954, invece nel 55 finisce nel 54, quando finalmente la Gran Bretagna decide di concedere non l'Enosis ma l'indipendenza a Cipro, e quindi cominciano trattative a Zurigo e a Londra tra la potenza coloniale, che è la Gran Bretagna, e non i ciprioti, ma i rappresentanti del governo di Atene e del governo di Ankara. I ciprioti non partecipano a queste trattative. Alla fine questi negoziati finiscono con una serie di accordi, si chiamano accordi di garanzia, per cui ci sono tre potenze garanti dell'indipendenza di Cipro, che sono la Gran Bretagna, la Grecia e la Turchia, e con l'imposizione di una costituzione ciprioti, che è una costituzione che i ciprioti non hanno scelto, il risultato di trattative tra i vari governi. Quindi questo governo greco, alleato dei comunisti, firma un accordo che va contro questi qua che lottavano per l'Enosis, va bene? E quindi anche contro la sinistra greca, che continua a scendere pesata a dire no, gli accordi per l'indipendenza sono un tradimento, vogliamo l'Enosis. Bene, questa storia della Costituzione imposta è importante, perché è una Costituzione che concede, in pratica riconosce due comunità all'isola, quella greca e quella turca, e concede il diritto di veto a tutte e due. Quindi in pratica
se, uno, se non c'è accordo tra tutte e due, nulla funziona al ciclo. E infatti la questione fin dai primi anni è esattamente questa, che cioè le due comunità si bloccano reciprocamente e la Repubblica non può funzionare. Perché c'è questo veto? Perché mentre i greci volevano l'enosis, i turchi, la comunità turca, porta avanti invece la parola d'ordine della spartizione, e in turco si dice così, come la piazza al centro di Istanbul, dove sono stati i disordini l'estate scorsa. Quindi una concentrare, diciamo così, la comunità turco-cipriota in determinata zona di Cipro, lasciare l'autogoverno o addirittura un governo separato, una repubblica separata, e poi tutto il resto, insomma, lasciarlo, cioè un apartheid tra le due comunità. Cosa resa difficile dal fatto che le due comunità erano sparse in tutta l'isola, quindi non c'era una zona che fosse greco-cipriota, una zona che fosse turco-cipriota, erano mischiati in tutta l'isola. Nel 1963-64 queste divergenze sulla gestione della Repubblica arrivano a provocare uno scontro tra le due comunità. Ci sono durissimi scontri tra tutte e due le comunità, con nefandezze da tutte e due le parti. C'è i deputati e i ministri turco-ciprioti si dimettono, da allora non partecipano più alla struttura della Repubblica di Cipro e si chiudono nei loro quartieri, si barricano nei loro quartieri. C'è un intervento, c'è una minaccia turca di invasione nel 64, bloccata dal presidente Johnson, e c'è un intervento dell'aviazione turca che bombarda, mentre ci sono scontri tra le due comunità, bombarda con il napalm alcune postazioni greco-cipriote. Il governo di Cipro è un governo capeggiato da un prete, da un vescovo, che si chiama lui è contemporaneamente a capo della Chiesa Ortodossa dell'isola ed è anche il primo presidente della Repubblica dopo l'indipendenza. Lui, pur essendo un prete, si mantiene al governo sostenuto dai comunisti, al sostegno dei comunisti. All'inizio ha il sostegno anche di Grivas, anche se poi una volta proclamata l'indipendenza non ottenuta l'enosis, Grivas se ne va deluso ad Atene, prova a fare politica, prova a fondare un partito, non ci riesce, eccetera, eccetera. Però a un certo punto, dopo gli scontri del 64, e quando si pone il problema che bisogna creare un esercito, bisogna creare una guardia nazionale, e non più lasciare le bande, quegli ex combattenti delle opere che continuavano a essere armati in vari raggruppamenti, eccetera, eccetera, si pone il problema di chi sarà a capo di questa Guardia Nazionale, e si sceglie di nuovo il personaggio più conosciuto e che aveva dato ottime prove in campo, che è Georgios Grivas. Quindi nel 64 abbiamo minaccia di invasione, combattimenti turchi, scontri interetnici e fondazione della Guardia Nazionale con a capo Georgios Grivas. Abbiamo anche però il primo tentativo di risolvere la questione, ed è un piano americano, Acheson. Gli americani che gli frega di Cipro? Non gli frega niente, gli interessa soltanto che Cipro non sia in mano, non sia sotto il controllo del fronte opposto, che era il blocco sovietico, e che sia invece sotto controllato due paesi NATO, che sono la Grecia e la Turchia. Quindi propongono alla Grecia, al governo greco, dice: vabbè, voi avete l'enosis, pigliatevi l'enosis e noi vi diamo in cambio, voi date in cambio ai turchi o una base militare in affitto per 99 anni, o insomma in qualche forma qui, in questa parte qua, oppure una zona un pochettino più ampia,
sotto una formula appunto di affitto o di in concessione, eccetera, eccetera. Dove si potrebbe anche radunare, volendo, se loro vogliono, la comunità turco-cipriota. Questo piano poi va... Tocca il mouse. Io? Sì, tocca il mouse un attimo. Esatto. Bene, questo piano viene discusso a lungo per lunghi mesi, un lungo periodo di tempo tra greci, turchi e americani, alla fine viene respinto, però la sua ultima, diciamo così, formulazione era sostanzialmente, non era molto lontano da questa linea di visione che vedete, che invece molti anni più tardi, 10 anni più tardi, sostanzialmente il piano prevedeva la spartizione di Cipro tra i due paesi NATO, in maniera che ci fosse, fossero i due paesi NATO, la ponessero sotto il suo controllo, in modo che questo presidente Makarios non avesse nessuna velleità di schierarsi con i nemici dell'Occidente. Ma ce l'aveva questa velleità Makarios? Sì, ce l'aveva, perché lui era sostenuto dai comunisti, intanto, grande scandalo, e poi aveva già cominciato a amoreggiare con i paesi del patto di Varsavia, con i paesi dell'est, ed era uno dei paesi fondatori del movimento dei non allineati. Lo conoscete? Sì, del movimento non allineati. Sì. Quindi tra Bontito, Gandhi, eccetera, c'era anche questo qua, che già il movimento dei non allineati, diciamo così, allo schieramento occidentale non piaceva molto. Vi dico questo perché quando i colonnelli nel 21 aprile del 67 fanno il colpo di Stato in Grecia e stabiliscono il loro regime militare, una delle prime cose che hanno, delle priorità che hanno, è quello di dare una soluzione al problema di Cipro che sia di soddisfazione ai loro sostenitori, a quelli che loro considerano i loro principali sostenitori, cioè al blocco occidentale, cioè agli americani. La soluzione che loro vogliono dare a Cipro si basa sulla spartizione, quindi il piano Acheson rivisto e corretto in qualche maniera. E però per imporre la spartizione di Cipro bisogna togliere di mezzo il personaggio, diciamo, che si oppone con maggiore violenza, che è il presidente Makarios. Quindi abbiamo già un attentato contro Makarios del 1970, abbiamo un attentato contro Makarios del 1971, abbiamo un attentato contro Makarios del 1973, quindi questo prete era veramente protetto dal signore e da qualche servizio segreto che ci teneva particolarmente a non farlo fuori. Come avvengono questi attentati? Avvengono attraverso organizzazioni terroristiche create dai colonnelli a Cipro. Il piano di indipendenza prevedeva che ci fossero nell'isola delle forze armate greche e turche in quantità 950 greci, che si chiamano Eldik, e 450 turchi, ufficiali che legalmente potevano essere sul territorio cipriota. Ovviamente non erano soldati semplici, erano tutti ufficiali di alto rango, e gran parte dei colonnelli che avevano preso il potere in Grecia avevano svolto il servizio militare a Cipro, quindi conoscevano perfettamente Cipro, avevano grandi agganci sia con i vecchi guerriglieri dell'EOCA sia nel nuovo esercito di Cipro che si chiama Guardia Nazionale. Per cui lì questi ufficiali si attivano
di autodistruzione di atleti e creano un'organizzazione terroristica che si chiama Fronte Nazionale. Allora, il Fronte Nazionale inaugura la sua attività, e questo vi interesserà immagino, il 12 dicembre 1969. Guarda caso, e che cosa fa? Mette bombe, attacca con tantissime bombe le basi britanniche tuttora presenti a Cingoli, perché con l'indipendenza i britannici hanno mantenuto due basi, una qui e l'altra qua. Va bene? No, scusate, una qui e l'altra là. Quindi c'è la discussione, sapete voi, dell'espulsione della Grecia dal Consiglio d'Europa, no? E quindi abbiamo un'organizzazione terroristica guidata dai colonnelli di Atene che, istruzioni, documenti in mano, danno, dicono ai terroristi di Cipro: andate, combattete e mettete le bombe contro i britannici perché sono, svolgono un ruolo importante nell'espulsione della Grecia dal Consiglio d'Europa, 12 dicembre del 69, e che ci fa venire un sacco di sospetti anche sul 12 dicembre del 69 a Piazza Fontana, ovviamente. E, il Fronte Nazionale dura fino al 1971, quando dopo l'ennesimo attentato fallito contro Makarios si scioglie. Grivas, Grivas torna da Atene, come dicevo, perché stava di nuovo ad Atene, torna di nuovo a Cipro, però clandestinamente questa volta, e fonda una nuova organizzazione terroristica che si chiama EOCA Beta. Riprende il nome storico della sua organizzazione, ma ci aggiunge una P, non versione 0.2. perché Grivas stava di nuovo ad Atene? Avevano lasciato che era a capo della Guardia Nazionale, non nel 64. Beh, dopo il colpo di Stato dei colonnelli, nel loro tentativo di promuovere la spartizione o la soluzione di spartizione Cano Hutchison di Cipro, i colonnelli fanno una provocazione usando il nuovo Grivas. A un certo punto nel 67, quindi pochi mesi dopo il colpo di Stato, si crea artificialmente una tensione in un enclave di turco-cipriota, ci sono degli spari, degli attacchi a delle macchine che passavano per il controllo, che era un'autostrada importante. E allora Grivas, a capo della Guardia Nazionale, prende ordini da Atene e gli dicono: vai lì, fai piazza pulita. E lui attacca con carri armati, con mortai, con artiglieria, due villaggi turco-cipriota, provocando ovviamente l'uccisione di tanti civili. E i turchi, di nuovo arrabbiatissimi, rilasciano di nuovo l'invasione. C'è di nuovo un intervento di mediazione da parte americana che alla fine si arriva a pagare un indennizzo bravo alle famiglie delle vittime e cacciare Grivas da capo della Guardia Nazionale di nuovo delle Atene. E la cosa più importante è mandare a casa circa 5.000 marines greci che erano stati portati illegalmente a Cipro nel 1964. Quindi quello che il governo greco del 64 aveva preso come un tentativo di mettere sotto il suo controllo militare, oppure insomma avere una presenza militare per controllare in qualche maniera Makarios indirettamente, eccetera, nel 1967 viene a mancare, e quindi si apre la prospettiva di un controllo militare sempre, però dell'altra potenza garante, che non sarà la Grecia ma sarà la Turchia. E torniamo di nuovo quindi
a Lidos che torna a Cipro con questa Eoca Beta, la quale di nuovo riprende a fare la guerriglia come la faceva contro gli inglesi. Molto efficace, molto bravo, si scontra, ammazza gli avversari politici, quindi i comunisti della Kerry e i socialisti che stavano che erano molto vicini, molto, molto vicini a Makarios. Makarios per reazione si spinge ancora di più al blocco sovietico, vuole creare una sua polizia personale, un corpo di pretoriani, una guardia presidenziale, chiamiamola così, e ordina dalla Cecoslovacchia le armi, automatiche. Questo provoca grandissimo scandalo, come potete immaginare, sia Grecia, sia Turchia, sia Gran Bretagna e America, quindi scoppia un grande, grande chiasso, quello costringono poi alla fine a consegnare le armi alle Nazioni Unite, eccetera, eccetera. Però di fatto abbiamo una situazione di gravissima instabilità all'interno di Cipro, proprio dovuto a questo gruppo terrorista. Apro una parentesi, anche questa italiana che vi interesserà. La prima Eoca, quella contro i britannici, abbiamo documenti, testimonianze, prendeva una buona parte del suo armamento anche in Italia, perché aveva buoni rapporti con il SIFAR all'epoca, vero, era il SIFAR, con i servizi segreti italiani, molti ex ufficiali che avevano servito all'epoca sotto il regime fascista, per cui dice il nostro testimone greco che si preoccupava di fare questi acquisti e questi trasporti, dice che gli italiani erano stracontenti di dare le armi a chi combatteva i loro nemici di ieri, cioè i britannici. E secondo Aldo Giannulli, documenti che ha trovato Aldo Giannulli, ci sono stati contatti anche tra l'Eoca Beta e la cellula di ordine nuovo del Veneto. Quindi in tutti e due i casi, sia nel gruppo terroristico, sia quello il Movimento di Liberazione Nazionale che c'era prima, hanno avuto consistenti sostegni in armi e munizioni, esplosivi e bla bla da parte dell'Italia. Grivas, va detto, arriva a Cipro ufficialmente all'insaputa di Corneli. Lui era nel suo appartamento ad Atene, cioè a un certo punto sparisce e poi riappare in clandestinità, ovviamente, a Cipro. È probabile che questa, diciamo così, evasione, questo trasferimento clandestino fosse monitorato da lontano, ma non fosse ignoto ai colonnelli. Invece è sicuro che all'interno dell'Eoca Beta c'erano agenti colonnelliani. I colonnelli erano perfettamente a conoscenza di quello che succedeva nell'Eoca Beta, davano un sostegno discreto all'Eoca Beta e in qualche maniera riuscivano anche a manipolare l'attività di Grivas. Grivas perché era tornato a Cipro? Perché riteneva che il tradimento di Makarios, questo suo legarsi con i comunisti che erano suoi nemici fin dall'epoca della lotta di liberazione, eccetera, eccetera, fosse arrivato a tal punto per cui fosse necessario da parte sua di riprendere la lotta per l'Enosis. Lui pensava di fare la lotta di nuovo per l'Enosis, che era il suo ideale, cioè l'unione dell'isola con la Grecia. Ovviamente i colonnelli glielo facevano credere, ma la loro agenda era ben diversa. Nel gennaio del 1974 Grivas muore per cause naturali, insomma, perché aveva anche una certa età, e quindi l'Eoca Beta passa completamente direttamente sotto il controllo dei colonnelli. Cominciano i preparativi, comincia la pressione su Makarios, finché non arriviamo nel luglio del 1974, quando Makarios non ce la fa più, è arrabbiatissimo e manda una lettera a... Cioè abbiamo anche nel novembre del 1973 abbiamo anche un cambiamento di regime in Grecia. I colonnelli che c'erano prima se ne vanno e arriva un altro colonnello che si chiama
è un colonnello di brigata. Siamo come me. Ci sono dei mappadocos. Sì, esatto. Fa un colpo di stampa. Prima il capo dei colonnelli si chiamava Papadopoulos, ha cercato nell'autunno del 73 di fare una specie di democratizzazione controllata, non ci è riuscito, gli è scoppiata la cosa tra le mani, una grande rivolta nel Politecnico, morti, feriti, eccetera, eccetera, e quindi ne approfitta questo generale di brigata. Lui fa un colpo di stato il 25 novembre, prende il potere ad Atene e dà nuovo lancio all'attività terroristica delle Oca Bella. Gli dice bene, perché a gennaio, pochi mesi dopo, muore Grivas, quindi le Oca Bella, lui ha un gruppo terroristico già organizzato, già collaudato, già alle sue mani, già pronto, fortemente penetrato nelle forze armate cipriote, e quindi non gli resta, dice beh, è arrivata l'ora, comincio i preparativi per farla finita con questo prete comunista, questo prete rosso che ha trasformato Cipro nella Cuba del Mediterraneo. Tutto questo che vi dico è virgolettato da vari rapporti della diplomazia e dei servizi segreti americani, oramai non più segreti ovviamente. Comunque lo spirito, l'atteggiamento che sono magari sia esattamente questo. E quindi inizia i preparativi per il golpe. Che cosa manca? Manca il pretesto. Qual è il pretesto? Il pretesto è che all'inizio di luglio Makarios, oramai non ce la fa più, e manda una lettera a Ioannidis dicendogli: mio caro, Oku richiami in Grecia tutti gli ufficiali 950, gli ufficiali greci che stanno qui, perché stanno tutti tramando contro di me, ed era vero, oppure li caccio io di mia volontà, non li voglio più avere qui perché sono un pericolo per me, eccetera eccetera. Ioannidis lancia una campagna attraverso la stampa: ah, questo prete è il nemico dell'ellenismo, venduto, non vuole i gloriosi ufficiali greci che lo difendono, eccetera eccetera. Scoppia una polemica durissima tra i due, e quindi lui, Ioannidis, si mette a organizzare il colpo, il quale scoppia il 15 luglio 1974. Il progetto è: scateniamo la Guardia Nazionale, cioè l'esercito di Cipro, poca partecipazione dei 950 ufficiali greci, proprio per non esporsi, no? Discreta partecipazione. Scateniamo contro il palazzo presidenziale, uccidiamo finalmente Makarios, che ha questa mano, un santo che lo protegge, non riusciamo proprio a ucciderlo, e imponiamo un governo militare, e nell'eventualità possiamo proclamare l'Enosis, dicono. Poi in verità i progetti erano ben altri. Non gli dice bene, però, perché nel momento in cui loro alle 8 del mattino, 7 e mezza del mattino, Makarios riceve una scolaresca dentro il palazzo presidenziale, arrivano questi carri armati, cominciano a sparare, la guardia presidenziale risponde al fuoco. Makarios capisce che è l'ennesimo attentato contro di lui, riesce a fuggire, addirittura esce per strada e frena una macchina di un poveraccio che andava a lavorare la mattina. Si vede il capo dello Stato che gli dice fermati, è vestito da prete, no? Ovviamente con tutta la paranza, eccetera. Si rifugia prima nella città di Paphos, da dove lancia un messaggio radio e smentisce di essere stato ucciso. Poi viene preso dai britannici, portato qui alla base di Akrotiri, e poi a Malta e finalmente a Londra. Quindi insomma è salvo. Quindi il progetto di uccisione del Makarios fallisce. I colpisti sono disorientati. I personaggi che con i quali sono concordati per far parte di questo consiglio rivoluzionario spariscono,
e quindi sono costretti a mettere a capo del governo provvisorio un ex combattente delle Oca che si era distinto nelle uccisioni, era l'esecutore delle Oca, cioè quello che uccideva, quando c'era da uccidere andava lì e seccava con grandissima facilità, che si chiama Nicola Vivo. Samson sta a Londra in esilio volontario. Ovviamente il colpo di stato a Cipro non lascia indifferenti gli americani, anzi la parte americana ve la racconto tutta quanta insieme dopo. Cinque giorni dopo c'è l'invasione turca. I turchi dicono è in pericolo la nostra comunità, l'ordine costituzionale è stato violato, per cui siamo costretti a intervenire per ripristinare l'ordine costituzionale violato e per difendere la nostra comunità. L'invasione avviene qui, Chierinia, che c'è una bellissima spiaggia, e fino alla fine del mese è congiunta con un lancio di paracadutisti qui e si crea una specie di triangolo qui controllato dalle forze armate. Cominciano negoziati di pace, non mi sto a dilungare in questi dettagli diplomatici, sono anche un po' noiosetti. Quando a Ferragosto, il 14 agosto, c'è una nuova seconda ondata delle forze di invasione che si espandono sia a est che a ovest e fino a raggiungere questa linea qua, che è tuttora la linea di demarcazione tra la parte occupata di Cipro e la parte controllata dalla Repubblica di Cipro. Vi racconto un po' che cosa è successo in America rispetto a perché così capite anche qual è il progetto dietro, che si nascondeva dietro a questa operazione. Cioè, all'epoca c'è Henry Kissinger, che a dir si voglia, che era sia consigliere per la sicurezza nazionale sia ministro degli esteri. Tenete presente che c'è Nixon, presidente degli Stati Uniti, il quale è fortemente sotto tiro a causa del famoso scandalo Watergate, di cui voi sapete molto, immagino, e che agli inizi di agosto, ti ricordi esattamente quando? Si è dimesso per evitare l'impeachment. Sembra rotto? 7-8 agosto si dimette. Quindi siamo in un periodo in cui Kissinger è strapotente, è lui che determina la politica americana e quella. Nixon è inesistente, sta morendo politicamente. Va bene? Il Dipartimento di Stato, lo sappiamo questo perché non ho documenti, era perfettamente a conoscenza delle intenzioni di Ioannidis a Cipro. Ci sono ripetute richieste a Kissinger di mandare messaggi ad Atene a Ioannidis dicendogli state buono, non ti muovere perché non tollereremo questo tipo di azioni di destabilizzazioni a Cipro. E quando scoppia il golpe alla fine, i britannici subito si schierano non riconoscendo il nuovo governo, dicendo che per loro è Makarios il legittimo presidente di Cipro, trovandosi però isolati, perché chiedono anche agli americani di prendere la stessa posizione, che se si rifiuta. In compenso ritiene che il problema principale è che non scoppia la guerra
tra Grecia e Turchia, manda il sottosegretario Sisko ad Atene, in modo da prevenire una implicazione, un coinvolgimento della Grecia nelle operazioni militari a Cipro, dove Sisko trova un Ioannidis, un governo in disfacimento, praticamente non riesce a parlare con nessuno perché i membri del governo coloneliano sono tutti spariti, si nascondono negli armadi, nelle case di campagna, eccetera, eccetera. Riesce a parlare due volte direttamente, per leggere i resoconti del diplomatico che lo seguiva, i resoconti dei suoi incontri con Ioannides, in cui l'altro gli dice: senti qua, c'è il rischio forte che ci sia un'azione militare dei turchi a Cipro, voi che intenzione avete di fare? E allora, risposta di Ioannidis, una tiritera enorme di due ore sulla storia della Grecia, Bisanzio, i paleologi, Costantino e via di questo passo, che finisce con un suo battere il pugno in un tavolino, rovesciando la tazzina del caffè, versando l'acqua per terra, dicendo, accusando gli americani di tradimento. Ci avete traditi. E se ne va, teatralmente. Sisko non riesce proprio a trovare interlocutore, alla fine trova i capi, gli unici con i quali riesce a parlare sono i capi delle tre armi, dei quali ottiene due cose. La prima è che non ci sarà un intervento greco in sostegno dei ciprioti che resistono all'invasione turca, e seconda parte, punto concordato, è che, visto che il regime militare sta crollando perché sono tutti nascosti, beh, è ora di chiamare da Parigi un vecchio politico conservatore, quindi di sicura garanzia per gli Stati Uniti, che però insomma è un democratico, si chiama Costantino Karamanlis, il quale infatti il 23 luglio torna ad Atene e ripristina la democrazia. Contemporaneamente, già prima, il giorno lo stesso dell'invasione, che avviene il 20 luglio, va detto anche che c'è questa ripristino della legalità costituzionale anche a Cipro, con Samson che per fortuna se ne va a Londra a vivere il resto della sua vita di pensione e assume la presidenza della Repubblica, come visto la Costituzione cipriota, il capo del Presidente del Parlamento, che è Grafos Kleitides, in modo da non dare pretesti, diciamo così, alle forze turche per continuare l'invasione. Però, come abbiamo visto fin dall'inizio, fin dagli anni 50, la posizione della Turchia era quella della spartizione, e quindi insomma, sostanzialmente, una volta che gli ha offerto sul piano d'argento questa occasione, è evidente che la situazione non può che essere consolidata, diciamo così, perpetuata nei decenni, che è quella di spartizione in due dell'isola. Il resto non so la parte interessante è quella americana, cioè la sostanziale negazione di Kissinger di voler pensare, immaginare, progettare qualsiasi tipo di intervento per scongiurare, per condannare il commissario dei colonnelli da una parte e per scongiurare l'invasione turca in un secondo momento, anzi con elementi che fanno fortemente sospettare che la seconda parte dell'invasione, quella che ha consolidato questa situazione, fosse sostanzialmente concordata tra Kissinger e l'allora premier turco, che era Bülent Ecevit, un suo allievo all'università americana dove insegnava, proprio nella visione
perché anche Kissinger, come anche Colonnello, avevano una visione di Cipro spartita in due tra due paesi NATO fosse la migliore garanzia di stabilità, che non ci fossero distruttori come il Brete Rosso o agenti sovietici che potessero disturbare. Io mentre venivo sul treno leggevo questo libro qua che è una risposta un po' a come Kissinger presenta il suo atteggiamento in maniera molto apologetica nelle sue memorie, ed è sostanzialmente una contestazione punto per punto, perché lui, per pur di difendere la sua inattività molto contestata all'interno dello State Department, c'è stata una durissima lotta all'interno dello State Department su come Kissinger gestiva la crisi, la sua inattività o la sua gestione personale, diciamo, della crisi di Cipro, con tutti i documenti, tutte le testimonianze dei diplomatici di allora, che appunto dicono che loro non erano niente d'accordo con lui. La domanda, quindi, che finisco è questa: il colpo di Stato dei colonnelli è stata un'azione decisa autonomamente dai colonnelli per forzare la mano e presentare agli americani il fatto compiuto? Vedete, noi regime militare, come siamo fedeli nel nostro giuramento filoatlantico, vi offriamo un piatto d'argento, anche una Cipro diviso in due, che è quello che voi volevate fin dal 1964. Tenete presente che questa tattica del fatto compiuto aveva già applicato i colonnelli nel colpo di Stato dell'aprile del 1967. Nel 1967 c'era preparazione, d'accordo tra i due governi, quello greco, quello americano, tra il re, eccetera, eccetera, un possibile colpo di Stato dei generali in vista delle elezioni del maggio del 1967. Il re e gli americani si preparano a fare questo possibile colpo di Stato all'indomani delle elezioni. Se il risultato delle elezioni non gli piace, i colonnelli ne approfittano, sono più bravi cospiratori, sono più bravi a controllare l'esercito, e lo fanno in aprile, molto prima del colpo di Stato. Si presentano gli americani dicendo: eccoci, siamo un governo militare filo occidentale, vi offriamo la Grecia, fatene quello che volete. Ma gli americani non erano a corrente, la loro sorpresa è documentata, lo sappiamo che non hanno partecipato a questo colpo di Stato. Quindi c'è il sospetto che anche nel colpo di Stato di Cipro si fosse applicata la stessa tattica. C'è però anche un'altra ipotesi. Noi sappiamo che Ioannidis, per esempio, non parlava con l'ambasciatore, che all'epoca era Henry Tasca, era un amico di Sindona, uno che faceva affari con Sindona. Era sposato con un'italiana, veniva spesso in Italia, è un personaggio losco, Henry Tasca, personaggio losco, probabilmente anche massone, pituista, strano, eccetera, eccetera. E Ioannidis non parlava con lui, perché Ioannidis ufficialmente non aveva nessun incarico, era solo l'uomo forte della giunta militare. Ioannidis parlava solo con gli agenti della CIA che stavano in Grecia. E noi sappiamo che c'è un agente della CIA che dopo è diventato molto famoso, e probabilmente avete visto anche un film su di lui, un film su come gli americani hanno sostenuto i mujahideen afghani contro i sovietici. Avete visto il film? Sì, Charlie Wilson. Bravi, l'avete visto? Allora, il personaggio è lo stesso, si chiama... Bravi, nessuno ha visto quel film, ha avuto un grande successo. Allora, questo qua è un agente greco americano, un agente della CIA. All'epoca in Grecia non era il capo stazione, ma era come se lo fosse, perché era l'agente con maggiore... dice anzianità di servizio ad Atene, quindi conosceva benissimo gli alti gradi dell'esercito, aveva ottimi rapporti con tutti i colonnelli, sia
quelli della prima giunta militare, sia con Ioannidis, e sappiamo che era un duro, era uno che andava per le spicce, non era per le soluzioni diplomatiche. Ci sono indizi che dicono che questo agente della CIA qua e altri abbiamo detto a Ioannidis: guarda, fai fuori il prete rosso, che tanto i turchi non intervengono, lo garantiamo noi. Della serie, anche se intervengono, a noi che ci frega, sono affari tuoi, il rischio è tutto tuo, caro Ioannidis. Anche se poi intervengono, come infatti sono intervenuti, a noi americani comunque noi ci guadagniamo, perché facciamo fuori il prete rosso. Tenete presente che giochini simili sono stati giocati anche con Saddam Hussein. Fai wait, prego, gli Stati Uniti non hanno nulla che contrario, ve lo ricordate questo? Quindi queste sono le due versioni, e ho finito. Vi ringraziamo con un applauso, direi. Per questa bella lezione, direi a questo punto questa prima parte della lezione, perché poi a questo punto tra domande qualche chiarimento, magari anche un allargamento, un collegamento, anzi mi piacerebbe subito un collegamento, che mi ricordo che tu avevi già accennato la volta scorsa, l'anno scorso, al precedente laboratorio, cioè questi, comincio subito, mi permetto di fare una domanda, aspettando naturalmente anche loro, tu hai fatto anche un collegamento tra, un po' l'hai accennato parlando delle OCA e delle OCA beta e di questi rapporti tra Atene appunto e Cipro nel periodo e Italia, questo triangolo, no? Con la triangolazione che coinvolge l'Italia e coinvolge soggetti che in Italia erano soggetti attivi della strategia della tensione. Ecco, allora, cercando anche in questo modo di aggiungere un pezzo al percorso che i nostri studenti in questo momento stanno facendo circa il viaggio nell'estrema destra europea, si può parlare di in qualche modo un collegamento, anzi per usare un termine aulico, si può dire che in parte almeno Cipro può rappresentare la genitalis oligo di quello che poi è stato e l'attuale è stata la situazione e la realtà e la dinamica dell'estrema destra in Grecia. Ci sono delle compenetrazioni o comunque dei meccanismi che si sono in qualche modo attivati tra appunto il reducismo cipriota e le varie realtà della destra estrema in Grecia, sino ad arrivare magari anche alla vicenda attuale di Antagorata. Ti faccio questa domanda. Bella domanda. Allora, vi dico questo. Il discorso c'è stato a Larnaca una manifestazione di un partito greco-cipriota, un partito di centro, in cui era invitato un esponente politico turco-cipriota. Mentre questo esponente politico, che si chiama Mehmet Ali Dalat, prendeva la parola, una trentina di membri dell'equivalente cipriota di Alba Dorata greca, che si chiamano Elam, no? L'ho detto lì così, sono un gruppo che si è presentato alle presidenziali dell'anno scorso e ha preso lo 0,. Sono entrati, hanno fatto irruzione dentro la sala, non ci sono stati violenze, diciamo, nessuno è stato malmenato, eccetera, però sicuramente grandi insulti, disordine, spintoni, eccetera, ci sono di fatto
hanno impedito a questo turco cipriota di parlare. Qual è stata la reazione, diciamo così, della società civile cipriota, ma anche greca, di Grecia intendo, di grande indignazione, perché dopo la storia che vi ho raccontato, con le, diciamo, col forte sospetto, no, di tradimento, perché non vi è rimasto un sospetto, un sospetto amaro di tradimento da parte di questi militari di Atene, no, che hanno svenduto un'isola della indipendenza della quale erano garanti, no, come militari, di difenderla anche con le forze militari volendo, invece l'hanno svenduta per i loro progetti politici. E di nuovo, diciamo così, dei militanti, questa volta di estrema destra, che di nuovo provocano questi scontri, diciamo, tra le due comunità, che hanno lasciato anche questi un amaro di fondo, perché non c'era motivo per litigare tra greco cipriota e turco cipriota, erano le due madre patrie diciamo così, puntavano uno per i suoi progetti strategici, e quindi, insomma, ecco, la reazione era di indignazione. Però in Grecia, alba dorata, di questo ne è un po', diciamo, vittima ai cani medici di questa situazione. È evidente che una storia come quella che vi ho raccontato non può essere rivendicata a testa alta da parte di una formazione che, tra le altre cose, oltre al nazismo, a Hitler, ai protocolli dei Savi di Sion, indoeuropei e tutte queste cose qua, si richiama anche al regime dei colonnelli, no? Perché è evidente che c'è poco da rivendicare di quel regime. Infatti io nel libro ne parlo in maniera estesa del fatto che è un regime che sostanzialmente non lascia eredi. Ci sono pochi quelli che rivendicano l'eredità del colonnello, perché è un'eredità fatta di rovine, di frattumi, insomma. Però ha lasciato, qual è però la cosa positiva della quale si approfitta la comunità albadorata? Del fatto che c'è stata un'umiliazione nazionale, nel fatto che si sono lasciati i ciclioni da soli difendersi di fronte a un'invasione dell'eterno nemico greco, che è il musulmano turco, eccetera eccetera, e che si aggiunge questa umiliazione del 74, si aggiunge alla crisi attuale, all'umiliazione attuale che sta subendo la Grecia e anche Cipro, di questo atteggiamento, diciamo così, poco generoso da parte dei nostri partner europei, di questa politica economica che non ci piace per niente, dell'austerità, sull'austerità che ha creato, come saprete, dei veri disastri sociali. Ecco quindi che in alcuni settori della popolazione, alcuni vostri coetanei non universitari, più, diciamo così, giovani disoccupati o anche liceali, eccetera, sentono che spostarsi verso Alba Dorata è una risposta giusta, diciamo, a questa umiliazione nazionale, e quindi prendono il messaggio, diciamo così, ultranazionalista dell'estrema destra come un messaggio di speranza nazionale, di rivalutazione dell'orgoglio nazionale, già compromesso duramente da qui e ulteriormente messo in dubbio dalla crisi economica attuale. Grazie. Ci sono delle domande? Prego. Macarius, un prete, come ha fatto ad essere un progetto? Ve lo aspettavo questa domanda. Sì. Allora, il sistema politico ottomano, alla quale sia la Grecia che Cipro e tutti i Balcani appartenevano, eccetera, prevedeva il sistema del 1000, per cui i popoli dell'impero ottomano erano divisi in base alla religione. Il 1000 Rum
Rum sono i romani d'Oriente, cioè i greci ortodossi. Erano rappresentati dal patriarca di Costantinopoli, detto etnarca, cioè il capo della nazione, il capo che rappresentava tutto il popolo, tutti gli ortodossi, perché erano tutti raggruppati, non facevano distinzione tra serbi, bulgari, eccetera, eccetera. Erano tutti l'Eterum. A Cipro c'era la chiesa autocefala di Cipro. Voi sapete che gli ottomani con i cattolici non li riconoscevano, no? Non c'era la chiesa cattolica nell'impero ottomano, lo sapevate? Sì. Tuttora anche in Turchia ammazzano qualche prete, qualche vescovo, come sapete. A Cipro, quindi, il rappresentante del popolo greco ortodosso era il capo della chiesa autocefala di Cipro. Quindi questa tradizione è rimasta da dopo gli ottomani, è rimasta con i britannici che avevano come loro interlocutore, quando volevano rivolgersi ai greci di Cipro, si rivolgevano al capo della chiesa. E quindi Macarius ha preso parte alla lotta di liberazione, non ovviamente sparando come Leoca, però facendo attività politica in favore dell'enosis anche lui, e poi accettando l'indipendenza. E quindi è sembrato naturale ai ciprioti di eleggerlo con percentuali plebiscitarie, e questo fino alla sua morte nel 77, mi sembra. Cioè Macarius è sempre stato, spesso non c'era neanche un avversario, perché nessuno osava scendere in campo e sfidarlo, quindi veniva, era l'unico candidato, veniva eletto proprio in maniera pubblicitaria. Ok? Domande? Quanto crede anche in virtù delle elezioni recenti e anche della situazione che c'è, per esempio in Turchia e in Grecia, che sono situazioni abbastanza pesanti, che possa durare la situazione dei confini di Cipro? La divisione? Sì, quindi passiamo alla qualità. Allora, datemi un po' di minuti per rispondere a questo, perché è anche questa complicata la cosa. Finora tutti i negoziati tra i leader delle due comunità a trovare un accordo, i leader delle due comunità, non dei due stati, come dicono i miei colleghi zucconi sempre sulla stampa italiana, i leader delle due comunità, fanno trattative e cercano di trovare una soluzione per la riunificazione di Cipro. Molto schematicamente le due tesi finora inconciliabili sono le seguenti. I turchi vogliono una confederazione di due stati con pochi poteri al governo centrale e tanti poteri ai governi locali dei due stati componenti. I turchi vogliono anche alcune eccezioni rispetto alle regole comunitarie, come la libertà di trasferirsi e di stabilirsi, perché se loro fanno lo Stato, per esempio il turco cipriota, qua vogliono avere un numero massimo di greci che possano trasferirsi e stabilirsi nel loro Stato, vogliono che sia etnicamente puro. E cose di questo genere. La posizione greca invece è di fare una federazione in cui i due cantoni, stati, chiamatele regioni, chiamatele come volete, hanno tutti i poteri regionali come in ogni federazione, che però il governo centrale abbia l'esclusiva competenza in tre questioni importanti, che è la sicurezza, la difesa, quindi la politica estera e la politica economica. E su questo c'è un continuo scontro tra le due ipotesi. Il nuovo giro di trattative cominciato nell'autunno scorso è molto, ci sono molte pressioni internazionali a risolvere la questione di Cipro, perché nel frattempo la Repubblica di Cipro ha firmato gli accordi con il Libano che sta qua, Israele che sta qua e l'Egitto che sta laggiù, per definire
le zone marittime in base all'accordo sul diritto del mare delle Nazioni Unite del 1982, che stabilisce le zone economiche esclusive, allora cosiddette ZEE, dove ogni Stato stabilisce con lo Stato che sta di fronte, di solito si segue la linea mediana, si spartiscono le acque e si comincia l'esplorazione, nel caso specifico, alla ricerca di risorse energetiche, gas naturale e petrolio. E Allah è grande, si sono trovati grandi risorse di gas naturale e di petrolio sia nella ZEE cipriota sia in quella di Israele, e sta proprio sulla linea mediana, per cui sta proprio sulla linea mediana, per cui lo sfruttamento della giacimento. Quindi l'aspettamento deve avvenire di comune accordo tra i due stati, e quindi ci sono accordi tra Cipro e Israele per lo sfruttamento di queste risorse, che sono importanti, pare che sì, che possano... Non avete mai sentito parlare di questo? Grande, la stampa italiana fa informazione. Con i sorrisi di Renzi. Allora, che sono in grado di coprire di fabbisogno europeo per, che ne so, un paio di anni, per dire, insomma, è roba assolutamente non trascurabile. E qual è il problema? Il problema è trasportarle da lì all'Europa, al mercato europeo. Ci sono varie ipotesi, cioè i ciclioni puntano molto stanno già costruendo al sud dell'isola un impianto per la liquefazione del gas. Voi sapete, prendi il gas, lo rendi liquido, lo sbatti dentro di appositi navi, c'è il termine greco, in italiano non so come si chiamano, proprio cisterne. Non sono cisterne, sì, sono sì, cisterne, sì, perché in effetti è forma liquida, sì, cisterna. E poi vanno in giro per il mondo e portano questo gas. Però ci sono anche forze multinazionali, americane, eccetera, che coinvolgono nell'esplorazione e nello sfruttamento, che preferirebbero che ci fosse un gasdotto che partisse da Israele attraverso Cipro e poi vada in Turchia e da lì si ricongiunga agli altri gasdotti nella distribuzione delle risorse energetiche del resto dell'Europa. Per raggiungere questo, ovviamente, bisogna risolvere la questione di Cipro, perché attualmente la Turchia non riconosce la Repubblica di Cipro, riconosce solo lo Stato che hanno proclamato loro nella parte occupata, che si chiama Repubblica Turca di Cipro del Nord, però solo la Turchia riconosce, il resto del mondo non lo riconosce. Per cui bisogna, insomma, è una situazione assolutamente non gestibile per chi ha interesse economico, per cui spinge affinché questo problema venga risolto in qualche maniera, perché sia più facile e più economico sfruttare queste risorse energetiche. Ok? Altre domande? Io. Prego. Ancora sulle autorità. La prima è sulla situazione economica di Cipro adesso. In una situazione politica così instabile, appunto, adesso, con la Turchia che ne riconosce solo una parte del nord e la comunità internazionale invece che ne riconosce una forma diversa. La seconda domanda è... No, la comunità internazionale riconosce la Repubblica di Cipro. Sì, però la Turchia non riconosce. Ed è uno dei motivi per i quali si sono bloccate le trattative per l'adesione della Turchia all'Unione Europea. Che ne dice la Bonino, la quale in continuazione dice che no, perché l'Unione Europea che non ha voluto la Turchia, ma... Ok, è Bonino. È Bonino da solo la scompagnata.
E la seconda domanda invece è sui giovani di Cipro, cioè qual è la situazione appunto inserita nella situazione economica con gli stretti legami anche che hanno con il mondo greco, che negli ultimi anni c'è stato esempio sia dai movimenti di Piazza Sintagma fino appunto alla faccenda di Andorata, un attivismo politico giovanile molto, molto importante. Allora, guarda, la prima risposta alla situazione economica, la situazione di Cipro è diversa da quella greca. Cipro non ha un problema, non aveva mai un problema di debito pubblico enorme come c'era la Grecia, l'Italia e altri paesi del sud europeo. Cipro ha avuto un problema di sovraesposizione delle sue banche verso i titoli greci, i bond greci. Per cui con il haircut che c'è stato all'inizio del 2012, ovviamente alcune banche si sono trovate molto molto esposte. E come voi sapete, oramai è prassi naturale che i buchi delle banche vengano coperti da capitali pubblici, anche o nel caso di Cipro, anche di capitali di chi aveva dei depositi, no? Perché sapete che hanno sequestrato sostanzialmente tutti i conti superiori a 100.000 euro nelle banche cipriote. Allora per questo ha dovuto, diciamo così, adeguare anche le sue spese, il suo bilancio pubblico per far fronte a questo tipo di problema bancario che ha dovuto affrontare. C'è l'aspetto delle difficoltà attuali e della politica di rigore che sta imponendo, c'è naturalmente anche a Cipro che sta imponendo una politica di rigore, specialmente per quel che riguarda le spese pubbliche, le spese dello Stato, ma c'è anche un problema di modello di sviluppo, perché Cipro ha subito degli attacchi durissimi l'anno scorso quando è scoppiata la crisi, a causa dello sviluppo abnorme del settore finanziario rispetto al PIL dell'isola. E quella la spazio, adesso vi dico l'opinione mia personale, però a questo punto non parlo più, diciamo, da giornalista, ma parlo da cittadino. Cioè voglio dire, ma scusatemi, che tu mi accusi, tu Germania, mi accusi un'isola di 700.000 abitanti, che è un terzo della Sicilia, che in più ha un gravissimo problema politico di sicurezza, di campare grazie alla finanza e non invece, che ne so, investendo nella costruzione di automobili o di trattori, a me sembra veramente fortemente ipocrita. E infatti il sospetto di tutti quanti, specialmente dei ciprioti, è che tutta questa campagna contro il troppa finanza nel PIL di Cipro e mirava sostanzialmente a prendere gli imprenditori, per lo più russi, perché c'è una tradizione, abbiamo visto, di rapporti amichevoli tra Cipro e l'Unione Sovietica all'epoca, adesso con la Russia, e portarli, spostarli nelle due bellissime banche tedesche che stanno nei paesi del Baltico, che stanno in Austria, che stanno in Lussemburgo e che comunque sono sotto il tuo controllo, cara Germania. E questo è il discorso. Per cui, francamente, ecco, c'è il problema del debito pubblico, del deficit, che vabbè, si sta affrontando in termini meno gravosi e meno drammatici di quello che è invece in Grecia, ma c'è il problema del tipo di sviluppo che può seguire quest'isola, e che lì la situazione è veramente molto molto diciamo così sensibile, perché non è che un'isola di 700.000 abitanti puoi creare acciaierie oppure puoi basare il tuo sviluppo economico soltanto sul sfruttamento degli idrocarburi che comincerà nel 2025, se tutto va bene, no? È evidente che Cipro, Malta, il Lussemburgo, per non parlare della Gran Bretagna, comunque sia ci sono delle centrali
piccole o grandi che campano di finanza. Che campano, non possono che campare di finanza. Dici, vabbè, ma c'è il riciclaggio. Dove? L'hai provato? No. Ci sarà riciclaggio come c'è riciclaggio dappertutto. E quindi lì insomma, in sostanza c'è un dibattito molto forte, molto acceso all'interno di Cipro, tra i partiti politici di Cipro, ma anche tra il governo di Cipro e l'Unione Europea. I ciprioti si sentono molto delusi dall'Unione Europea. Loro cercavano uno spazio di sicurezza all'interno dell'Unione Europea, per ovvi motivi. Uno spazio di democrazia, di valori, di libertà, come anche i greci non hanno aderito all'Unione Europea per ragioni economiche, anzi Cipro stava benissimo senza aderire all'Unione Europea, era un paese ricco. Invece si ritrova senza sostegno di sicurezza, se è in più maltrattata perché c'è qualcuno avido che vuole controllare lui i capitali russi in libera uscita, perché sostanzialmente tutta la questione è questa. Non so se ho risposto. La domanda era sui giovani. Ah, sui giovani, bravo. Allora, no, i ciclotti sono più tranquilli dei greci, sono meno vivaci nel contestare, anche se insomma anche lì la questione della prospettiva della disoccupazione insomma crea delle vittime. Loro hanno hanno dei rapporti con il movimento di contestazione greco, ma si esprime in maniera meno vistosa, anche perché il giovane cipriota ha molte possibilità che il giovane greco non ha. La prima che mi viene immediatamente in mente è quella di andare subito in Gran Bretagna e di cercare di trovare qualche sistemazione lì, perché c'è una fortissima comunità di ciprioti e la Gran Bretagna insomma ancora per poco insomma, offre qualche possibilità di lavoro. Per cui ci sono tensioni, si vedono, ci sono scontri, ma non così accesi, non così disperati come invece nel caso greco. L'amministrazione britannica, questo è molto di destra che dirò, ha lasciato un apparato statale molto efficiente. Il Cipro come Stato è 10 volte meglio dello Stato greco, del settore pubblico greco, non ha nulla a che vedere. Il settore pubblico greco è assolutamente inefficiente, con zero. Quello cipriota funziona, perché ha ereditato strutture efficienti di tipo anglosassone, britannico. È molto di destra, ma lo dico, è la verità. Ci sono altre domande? Beh, lei ne ha fatto già una, facciamo parlare prima. Poi parla perché deve andare via presto, mi pare. Quindi poi facciamo parlare. Sì, già vedendo quando parte il treno, sì. No, beh, ma c'è tempo. Ce l'hai tu? Abbiamo tempo. Al di là del livello propriamente politico e diplomatico delle divergenze fra le due, tra la Repubblica Turca del Nord di Cipro e la tra le due comunità. Sì, le comunità locali. Le due comunità, non gli stati. Le due comunità. Sì, le due comunità. Perché le comunità esistono, sono riconosciute dalla Costituzione, lo Stato no. Sì, esatto. Ma le popolazioni locali mi interessava sapere come vivono questa convivenza. Ah, molto, molto tranquillamente. Nel 2003 i turchi hanno aperto il varco dei varchi lungo la linea di demarcazione, che si chiama linea verde, tradizionalmente, la linea del cessate il fuoco. E c'erano scoppiasse la crisi, addirittura 40.000 turco-ciprioti che passavano ogni giorno in navi e andavano a lavorare a posti di lavoro nella parte controllata la proporzione di popolazione com'è tra la parte greca e la parte allora
il tuo turco-cipriote sono il 18%, però la parte occupata c'è stata un'intensa colonizzazione in questi 40 anni dell'invasione, per cui non ci sono, diciamo così, censimenti ufficiali, ma si parla di 300.000 turchi provenienti dall'Anatolia che si sono stabiliti là, e si parla anche di un consistente numero di turco-ciprioti che invece se ne sono andati da lì e si sono stabiliti per lo più in Gran Bretagna. Si parla di 60-70.000 turco-ciprioti, quali non sopportando la situazione di forte militarizzazione che c'è nella parte della quarta parte, se ne sono andati per lo più in Gran Bretagna. Loro possono spostarsi nell'Unione Europea perché sono cittadini europei, sono cittadini della Repubblica di Cipro, la Repubblica di Cipro è nell'Unione Europea, per cui loro prendono il passaporto a quello di Cipro e vanno dove gli pare e nessuno gli dice niente. È lo Stato che non è riconosciuto. C'è l'altro modo di vedere adesso la complessiva del cittadino di Erdogan, una revisione anche ma quello di scena ha trionfato nel prossimo, perché so che alla fine del mandato comunque già ha fatto 3 mandati alla fine dei quali e diventa presidente della Repubblica. Potrebbe essere anche diverso secondo lei, trionfato ragazzi, un turco su 2 ha votato per Erdogan, ma lo so perché avendo anche vissuto lì 5 mesi fa come situazione, uno su 2 ha votato per Erdogan. Cioè, un po' se plebiscitario questo. Di fatto, però, per quel che riguarda Cipro, la verità è che qualsiasi governo ci fosse ad Ankara, in questo i turchi sono stati molto coerenti. Loro hanno detto fin dall'inizio Taksim, spartizione, e questa è stata la loro linea sempre. E i greci invece hanno detto prima Enosis, poi indipendenza, poi adesso federazione, eccetera. E quindi si trovano in condizioni svantaggiose. Invece tutti i governi turchi hanno sostenuto fin dall'inizio la stessa posizione, spartizione, e fin lì sono arrivati. Una cosa divertente, se sei stato in Turchia, ti racconto che cosa c'è di Cipro Davutoglu nel suo famoso libro che tu avrai letto parecchie volte, immagino, La Unità Strategica, del 2002, no? Prima che diventasse ministro, comunque ne sento parlare. Allora lui nel suo libro è La strategia neo-ottomana, chiamata da giornalisti, il posto della Turchia nel mondo e in particolare nel Mediterraneo orientale e nel Medio Oriente, no? E allora lui fa i vari assi lungo i quali si può esercitare l'influenza della Turchia, uno dei quali è quello dell'elemento islamico nel Medio Oriente, eccetera, eccetera. E lui dice, testuale, Davutoglu, anche se non ci fosse neanche un turco e un musulmano a Cipro, comunque noi avremmo dovuto rivendicare una presenza politico militare a Cipro, perché altrimenti se Cipro è sotto il controllo di forze non turche, noi rischiamo di essere invasi nel nostro ventre molle che è l'Anatolia, da questa spina nel fianco che è quest'isola in questa posizione strategica, no? Cioè la visione turca di Cipro è una visione geostrategica, diciamo così, e in cui i turco-ciprioti sono usati in maniera strumentale. Quindi questa situazione a suo modo di vedere non è risolvibile nell'arco dei prossimi anni. Finora l'esperienza ci ha detto che no. Tutti speravano, io ho parlato con molti esponenti dei vari governi ciprioti, vari ministri degli esteri ciprioti, eccetera, quindi abbiamo commentato questo fatto che Erdogan in effetti ha messo da parte il potere dei militari, l'ha molto ridimensionato, eccetera, e quindi insomma, per voi va bene, è una cosa positiva. E loro speravano che fosse una cosa positiva, perché lì in effetti sono i militari che comandano. Con 40.000 militari è ovvio, no? Però poi dei fatti si è visto che sì, i militari, il loro potere è ridimensionato, però la strategia turca non è cambiata per niente. Ti dirò di più,
la Repubblica di Cipro e anche la Grecia hanno votato in favore dell'apertura dei negoziati con la Turchia per l'adesione all'Unione Europea. Perché? Perché con ragionamento giusto che una Turchia europea è un interlocutore che rispetta le regole dell'Unione Europea, per cui certi estremismi e certe visioni geopolitiche strane eccetera devono essere abbandonate, e quindi si può trovare una soluzione per qualsiasi vertenza, anche per risolvere la questione di Cipro eccetera eccetera. Poi infatti non è così, perché già cominciati i negoziati nel 2004, già nel 2005 bloccati, che era di Carabonino, sul fatto che la Turchia dice sì, io entro l'Unione Europea, però la Repubblica di Cipro non la riconosco. A Turchia, datemi una calmata. Se entri in un club non puoi dire io riconosco i 27 e il 28esimo, non lo riconosco, devi riconoscere tutti e 28 i membri del club. Ed ecco quindi la svolta turca, non per colpa dell'Unione Europea, dei turchi, che hanno fatto questa svolta, diciamo così, neo-ottomana, quindi coltivando i loro orticelli musulmani, bla 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 bla. Questa scelta secondo me è imputabile più che altro al rappresentante che è stato perché non tanto a una scelta, è da vedere come una scelta che prevarrà nel tempo, oppure legata per lo più a un personaggio che è imbarcato da Erdogan, appunto con la sua... Perché dopo Erdogan chi c'è? Per il momento c'è Erdogan. E lui di fatto sono 10 anni che, anzi più, 12 anni che comanda, e di fatto non c'è stata nessuna svolta. Tutto può essere, per carità, io lo auguro per i turchi che ci sia un governo democratico che riconosca i curdi, riconosca le diversità, non ammazzino i preti, però... c'è un'altra domanda? Lei? Non ha alzato la mano? Lei? Io? No, no, no. Sì, lei. La popolazione di Cipro decide dai governi. Cosa vorrebbe per la Cipro? Un'unificazione o due stati separati oppure l'unione con altri stati? Allora, l'Unione degli Stati Uniti è esclusa, però l'avventura del 74 ha praticamente azzerato i sostenitori dell'ENOS, perché giustamente i ciprioti hanno vissuto un grande tradimento, quello così è. I giovani che... allora, dico questo, fino al 2003, quando per una trentina d'anni le due comunità non si erano mai incontrate, se... I sondaggi che sono stati fatti tra le due comunità dicevano che la maggioranza della popolazione diceva sì, separati, chi se ne frega dell'altro, abbiamo una sistemazione, un divorzio consensuale. Poi invece nel 2003 hanno cominciato a conoscersi, hanno cominciato ad andare gli uni nel posto degli altri, quindi a conoscersi e a vedere che in fondo non c'erano grandi divergenze che li dividessero. Per cui adesso, oggi, la stragrande maggioranza dei ciprioti, delle comunità, è per una soluzione di convivenza. Troviamo una maniera per convivere. Ci saranno alle elezioni europee del 25 maggio, per la prima volta il governo di Cipro metterà lungo qua delle grandi città la linea verde, metterà dei seggi elettorali in maniera che i turco-ciprioti, che sono cittadini europei, abbiano la possibilità di recarsi senza dover fare grandi percorsi, eccetera, andare sulla linea del cessate il fuoco e votare per i loro rappresentanti in Parlamento, che saranno dei turco-ciprioti candidati con partiti greco-ciprioti. Nel Parlamento europeo Cipro ha 6 seggi, più 2 destinati ai turco-ciprioti, che però sono rimasti vuoti finora. Adesso i partiti greco-ciprioti hanno detto: dei nostri 6 seggi destinati ai greco-ciprioti, rinunciamo a 2 e invitiamo
il turco cipriota a partecipare a queste elezioni con candidati turco ciprioti che accetteranno di essere candidati nelle nostre liste, in modo che ci sia anche una rappresentanza turco cipriota al Parlamento europeo. È una maniera, diciamo così, coinvolgerli, no? Dal staccarsi dalla politica separatista, dello Stato separato, e farli coinvolgere nella politica europea e della Repubblica di Cipro. Vediamo che corrispondenza troverà questo presso la popolazione. Si calcola che siano 90.000 gli aventi diritto in base ai passaporti distribuiti, no? Quindi ci sono altre domande? Io avevo una sulla Badorata, ma visto gli orari mi sa che come non c'è. Ma non c'è fretta, non c'è fretta. No, visto che siamo proprio, se te la senti un flash di 5-10 minuti finali, 5 minuti per la attualità. Sì, di attualità, perché penso. Ti interessa la Badorata? A parte anche del loro percorso, e forse ne approfittiamo. Allora, la presenza, se un'autorità sul... molto schematicamente, Alba Dorata è un gruppo in tutto e per tutto nazista, e quando dico nazista vuol dire che si, come si chiama in greco Alba Dorata? Posso dire greco? Sì. A tuo rischio muro? Chiamato il classico? Pronunciato in maniera diversa, ma comunque. Allora, il gruppo nazista, in tutto e per tutto, questa è la sua particolarità nel panorama dell'estrema destra greca, è sempre stata quella di essere un gruppo nazionale socialista in maniera dogmatica, persino nel nome, che come voi sapete, avendo ascoltato tantissimi Led Zeppelin, Black Sabbath, roba di questo genere, si rifà a Aleister Crowley, famoso satanista, mago, capo di Golden Dawn, che voi avete studiato a fondo, immagino. Grazie. Sono ben citata la parola, era un movimento esoterico. Che si è sviluppato tra l'Inghilterra e la Germania tra la fine dell'Ottocento e il 1900, fondato da questo Aleister Crowley, che poi appunto è diventato un esponente di punta dei fricchettoni degli anni 70. E Golden Dawn, la britannica, era praticamente l'interlocutore della famosa società Thule tedesca, da cui è nato il Partito Nazionalsocialista. Quindi insomma, nazisti in tutto. Questi nazisti sono riusciti a balzare nelle preferenze dell'elettorato greco, e quindi entrare in Parlamento nel 2012 con 18 deputati, perché a causa della crisi. La crisi non solo ha provocato i problemi psicologici di avvilimento nazionale di cui parlavo prima, anche a causa di Cipro, ma anche un forte discredito della democrazia, e questo voi lo capite perché un fenomeno simile sta avvenendo anche in Italia, no? C'è chi contesta il sistema politico, chi contesta il sistema partitico, ma c'è anche chi contesta la democrazia stessa, nel senso di rappresentanza, di partecipazione al sistema di andare a votare, eccetera eccetera, e che quindi insomma premiando le correnti, diciamo, autoritarie all'interno della società, xenofobe, razziste all'interno della società greca. Gli ultimi avvenimenti con grandissima sintesi sono i seguenti. Voi siete sicuramente informati dell'assassinio di Pavlos Fissas, il rapper antifascista, nel settembre scorso. Sapete che se ne è seguito una offensiva giuridica da parte del procuratore di Atene contro la leadership di Alba Dorata, attenzione, di carattere penale, non politico, nessuna accusa politica contro la leadership di Alba Dorata, solo accuse penali, per cui l'omicidio di Fissas, quindi la detenzione di armi,
quindi associazione a delinquere, che nel codice greco è particolarmente grave, uguale al nostro associazione a delinquere tipo mafioso, per esempio, ma anche racket, quindi estorsioni, e traffico di armi e di donne destinate alla prostituzione. Quindi un'immagine di un gruppo politico in Parlamento con intense attività criminali. Questo si è esteso anche perché il partito al governo, la Democrazia, il partito di centrodestra, ha capito con un po' di ritardo che era un buon sistema per frenare la fuga dei suoi elettori verso destra, e quindi ha intensificato l'offensiva giudiziaria contro Alba Dorada, provocando reazioni a sinistra, a Sinistra. Sinistra, la sinistra radicale e i comunisti a metà marzo non hanno votato in favore di togliere l'immunità a tre deputati di Alba Dorada come chiedeva la procura di Atene, perché hanno ritenuto che gli elementi di accusa penalmente fossero insufficienti e hanno accusato il governo di approfittare di questa offensiva giudiziaria per ragioni elettoralistiche. Interessante, interessante. Ai greci non piace mettere fuori legge i partiti, non fa parte del costume politico nazionale ed è mal vista come prassi. Per cui sì, nazisti si combattono politicamente, non giudiziariamente. Per cui sì, se hanno ucciso, come è successo nel caso di Fisas, va bene, impugniamoli, ma non per ragioni politiche. Infatti neanche il terrorismo gli è stato imputato. No, non sono accusati di terrorismo, che è un'accusa politica. E gli ultimi avvenimenti sono che adesso abbiamo, mi sembra, un gruppo di detenuti che sono arrivati a 12 su 18, mi sembra che siamo in attesa di un'ulteriore discussione in Parlamento a togliere l'immunità ad altri tre deputati, però la cosa interessante è che due dei deputati già imputati, uno in prigione, l'altro a piede libero, sono usciti dal gruppo parlamentare. Cosa fino a ieri una vita, essendo un gruppo nazista, quindi fortemente gerarchizzato, militarizzato, controllato dal Führer, Prinzip, no, il capo che controlla tutto, eccetera, eccetera. Per cui, in conclusione, è probabile che ci sia alle elezioni europee un'affermazione significativa di Alba Dorada. Infatti i fascisti italiani, i gruppi di estrema destra italiani mi corrono appresso sperando anche loro di brillare un pochettino di questa luce riflessa di Alba Dorada. C'è stata qui a Milano, no? La manifestazione di Casa Pound con loro, anche se Casa Pound da una parte e Alba Dorada dall'altra, per cui c'è di mezzo il bacino del nazionalsocialismo, per cui francamente come fanno a parlarsi è un po' difficile. E quindi insomma Alba Dorada avrà un consistente numero di deputati europei, però dal punto di vista organizzativo non naviga in buone acque. Questa offensiva giudiziaria gli ha creato enormi problemi organizzativi, anche se Alba Dorada, diciamo così, finisce di esistere come fenomeno organizzato, come gruppo organizzato, eccetera, di fatto la corrente, diciamo così, la tendenza xenofoba, razzista, autoritaria, eccetera, eccetera, neofascista all'interno della società greca continuerà a esistere finché esistono le condizioni create dalla teoria della crisi. Ti posso chiedere ancora una cosa su questo punto finale? Abbiamo assistito al trionfo di Marine Le Pen in Francia, è un trionfo che in parte è stato solo in parte corretto dal secondo turno delle elezioni amministrative, più che altro per un dinamismo del centrodestra. Però comunque è un fenomeno che abbiamo già analizzato con i nostri amici nelle precedenti incontri, e insomma quello che traspare in generale, non solo per quanto riguarda la Francia, ma anche penso all'UKIP in Gran Bretagna, movimenti molto diversi da Deutschland in Germania, alcune realtà nel nord Europa,
è la formazione di una nuova concezione di destra, diciamo estrema, comunque di destra radicale, però in senso più moderno del termine, e cioè una sorta di trasformazione, quasi di in parte di mimetismo e in parte di abbandono di tutta una serie di strumenti e di immagini un po' antiche, un po' polverose, legate a una destra radicale molto più ideologizzata e nazionalsocialista o neofascista, eccetera. Marine Le Pen è un esempio. In Grecia abbiamo una situazione che potrebbe evolversi in questo senso, cioè questa semicrisi in cui si trova Alba Dorata potrebbe, a tuo parere, trasformare Alba Dorata in un movimento più presentabile dal punto di vista, diciamo, delle elezioni future, europee, locali e in generale più vicino alla nuova destra di Marine Le Pen, oppure rimarrà più un fenomeno di protesta ideologizzato però su schemi abbastanza tradizionali? Allora, è una bella domanda, perché è una domanda che espongono anche tantissimi greci, e la questione strana è che una destra così tipo alla Marine Le Pen c'è stata in Grecia, ed è sulle sue ceneri che è messa Alba Dorata. Si chiamava Laos, era un partito una via di mezzo tra Le Pen e la Lega, non so come dire, ed era una formazione nata nel 2000, che nel 2007 è entrata nel Parlamento greco, con colonnelliani dentro, nostalgici, monarchici, insomma è un po' questa cosa qua poco ideologica, eccetera eccetera. Però ha fatto un errore tremendo quando nel novembre 2011 sono nati in contemporanea in Italia e Grecia i governi tecnocratici, in Italia Mario Monti, in Grecia Lucas Papademos. E questo Laos ha accettato di sostenere, di far parte del governo del tecnocrate Papademos, pensando di sdoganarsi agli occhi del mondo politico, dell'opinione pubblica. Il governo Papademos, come il governo Mario Monti, era un governo di forte austerità, esprimeva interessi finanziari tout-pour. Quindi la partecipazione del Laos al governo si è risolta in un disastro, perché alle elezioni del 2012 non solo ha perso tutti gli elettori, si sono spostati Alba Dorata e quindi Laos non è più presente nel Parlamento greco, ma ha perso pure due ministri che lo avevano rappresentato nel governo di Papademos, per cui che sono passati subito con Nuova Democrazia, il partito del premier Samaras. Quindi adesso abbiamo il ministro della sanità greco, che è un ex Laos, editore di opuscoli antisemiti, il quale è quello che gestisce le misure degli ospedali, eccetera eccetera. Adesso, se ci fosse la possibilità di un'evoluzione di questo genere sulle ceneri di Alba Dorata, diciamo che Mikhailo Iakos, il Führer di Alba Dorata, venga condannato all'ergastolo oppure a una pena di 20 anni, che di fatto significherà la fine della sua carriera politica, no? E quindi il gruppo ritorna a essere un gruppuscolo neonazista marginale rispetto alla vita politica. È probabile che ci sia una destra, ci sia un'alleanza tra l'estrema destra e la destra, cioè i residui di Alba Dorata, con la destra parlamentare, quella di Nuova Democrazia, del partito attualmente al governo, dietro aggregato attorno alla persona dell'attuale premier Samaras. Questo è probabile, perché Samaras ha una provenienza di estrema destra. Samaras è circondato da personaggi di estrema destra, è un ultranazionalista, è uno che è uno che ha chiuso la televisione pubblica della quale io ero corrispondente l'anno scorso, l'11 giugno, all'improvviso decisione
non comprensibile se non conosci l'ambiente del premier greco. Per cui ecco, c'è la destra estrema e un'estrema destra che potrebbero congiungersi a condizione ovviamente di spaccare, di provocare una scissione non improbabile di nuova democrazia e quindi una distinzione tra la parte democratica e la parte diciamo più autoritaria. Grazie. Bene, io... Una rapidissima, no. Sì, però se avete tempo dovete... E lui no, ma ce n'è. Ma l'ultimo ce l'ha alle 6:30. Potrebbe essere una lezione intera da fare magari settimana prossima, quindi vedi tu se mi riesci a rispondere in brevissimo. Qual è la percezione di Alba Dorata di Piazza Maidan e dell'estrema destra ucraina? Questo è un altro motivo di... Perché il problema del storicamente, questo il professor Puzzi l'ha proprio scritto, documentato, lui è in grado di rispondere meglio di me. Il problema dei gruppi neofascisti o di estrema destra o ultranazionalisti è esattamente questo, che non riescono a... è difficile che gruppi di vari paesi si mettano d'accordo, perché a un certo punto ci sono dei nazionalisti che cozzano. E quindi, malgrado storicamente Alba Dorata abbia grossi rapporti di collaborazione con hooligans del calcio russi che mi dicono si muovono in quest'area estremista e antisemita russa, poi nei fatti si ritrovano a dover difendere i loro come si può dire, camerati ucraini che di fatto sono riusciti a vincere, a uscire vincitori da questo scontro a Piazza Maidan, eccetera, eccetera. E quindi sono in gravissimo imbarazzo. È una cosa che è stata molto notata nella stampa greca, è molto sbeffeggiata, ovviamente, sul fatto che hanno cercato di barcamenarsi dalle due situazioni senza riuscire a dare una risposta convincente né in un senso né nell'altro. Grandissimo imbarazzo. Ma va detto che questo problema che Dmitri ha adesso ha sottolineato circa appunto i rapporti tra Alba Dorata e le vicende ucraino-russe è un problema che è diffuso non soltanto, e non è presente solo in Grecia, ma è presente anche in altre realtà dei movimenti che stiamo analizzando, perché tutti si sono trovati in questo gravissimo problema di avere da un lato, lasciamo stare ovviamente i movimenti fratelli, chiamiamoli così, nazional-bolscevichi, eccetera, che si sono sviluppati, neo-zaristi, neo-nazisti che sono arrivati in Russia in questi ultimi vent'anni. I nazional-bolscevichi sono tipicamente russi. No, ma cioè, lo stesso Putin era diventato ed è diventato per una certa estrema destra un po' un punto di riferimento, visto anche come alternativa alla vecchia battaglia che abbiamo affrontato più volte al mondo occidentale, alla decadenza borghese americana, a un uomo muscolare, un uomo che affronta per esempio le tematiche dei confini meridionali, pensate al Caucaso, quindi questo antemurale contro l'avanzata islamica. Ci sono diversi motivi legati anche proprio a una vera plasticità del personaggio che ricorda molto comunque un Führer in qualche modo, di un'eventuale riscossa. È un leader forte, una riscossa cristiana e se vogliamo, se non occidentale, euro-russa. Ma contemporaneamente dentro il movimento indipendentista o comunque il movimento di ribellione ucraino, come sappiamo, ci sono state anche delle presenze, seppur Bernard Henri Lévy puntualmente è intervenuto sul Corriere ricordando che la maggioranza dei movimenti ucraini erano movimenti democratici, poi si è cercato un po' di esagerare nel dare ai movimenti dell'estrema destra un ruolo quasi egemone, però non c'è dubbio che poi sono quelli più pratici a livello di... E poi hanno una tradizione che tu conosci bene. Poi c'è una tradizione i colleghi italiani ovviamente l'hanno dimenticata. La tradizione dell'UON e dei movimenti indipendentisti degli anni 30 che si sono poi trasformati in montelosi carnefici di Hitler durante la Shoah, ad esempio. Però quello che è importante notare è che questo problema, per la prima volta abbiamo avuto due possibili interlocutori che si scontrano fra di loro per motivi chiaramente di interessi territoriali principalmente,
con i coloro che dovrebbero supportare, che si sono trovati nella stessa situazione di Alba Dorata. E i casi sono anche presenti nelle realtà italiane, dove in effetti, andando a vedere anche sui siti e sui blog di movimenti diversi della destra radicale italiana, i dibattiti tra i militanti sono stati accesi, tra chi sosteneva l'iniziativa di Kiev e chi invece diceva che avevano ragioni russi, in una situazione anche abbastanza complessa da un punto di vista proprio poi della recuperabilità. Quindi dinanzi al caos, diciamo, interno, cioè un dibattito senza soluzione, spesso la posizione ufficiale è estremamente diciamo sfumata, per evitare proprio di dover entrare in un dibattito interno che in alcuni movimenti non grandi ovviamente potrebbe diventare anche devastante dal punto di vista di un nel caso di Alba Dorata lo sarebbe ancora di più, visto i guai che sta passando adesso. Io direi di fare un applauso finale a Alba Dorata.